Buonasera, benvenuti a Telepower. Io e la mia collaboratrice Lola vi diamo il benvenuto alla nostra rubrica degli innamorati, Romina risponde. Passeremo subito alla lettera di un telespettatore di cui non vi possiamo assolutamente rivelare il nome né la provenienza perché sta passando un momento un po' delicato nella sua vita, vero Lola? Ecco, questa sua lettera è di cui è segreto il contenuto. Io consiglierei di rispondere così. Era questo? Sì. Briciola cara, mi piaci perché mi rassomigli. Non ti sei accorta di pensare come penso io? Ho l'impressione di averti già conosciuta prima di incontrarti dalla tua amica. Forse in un sogno, in misteriose fantasie. Ci siamo intesi subito, senza bisogno di parole. Hai ballato con me ed ho sentito il tremore delle tue labbra che volevano dire qualcosa. Invece si sono appena mosse in un dolce sussurro. Pronto? Pronto? Oh, grazie, grazie, mia cara giovane Romina, per il consiglio che mi ha dato, non è vero? Lei mi ha suggerito le parole giuste per rivolgermi, non è vero, a questa giovane che mi sta così a cuore. C'è bisogno in questo mondo calamitoso e tormentato di parole, non è vero, d'amore. Viva Romina, viva l'amore!